inizieremo con qualcosa che concluderemo domattina. Facciamo ce la siamo messa. E partiremo da qui, subito, senza perdere tempo. Giovanni 1 verso 9. Si vede, riuscite a vederlo tutto, ok? Io amo che le persone vedano, perché qualcuno può dire, ma questo si tira fuori delle cose strane. Questo si tira fuori delle cose strane. Alcuni dicono, bellissimo. Sì, sì, quello che dicevate può essere interessante, però poi va confrontato con la parola di Dio. E ogni insegnamento io porto in media 23 passi della parola di Dio. Amen. Giustamente un fratello della Calabria diceva, ma mica finora abbiamo letto Topolino. Amen. E iniziamo subito con la parola di Dio. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Gesù non è una luce. Gesù è la luce, l'unica luce. Ascolta, ogni persona, ma ne parleremo domattina di questo, ogni persona che non cammina in Gesù, cammina nell'eterno. Può avere soldi, può avere una giovane età, può avere salute, ma ogni vita che non cammina in questa luce cammina nell'eterno. Amen? Amen. Gesù è la luce, ma Gesù è la parola. Amen. In principio era la parola era presso Dio e la parola era Dio. La parola che si è fatta carne nel grembo di Maria è Gesù Cristo. Gesù è la parola di Dio. Il Salmo 119 dice: la tua parola nel rivelarsi illumina. Non la tua parola illumina, la tua parola nel rivelarsi. Ogni volta che lo Spirito Santo apre la parola, c'è... Ti capita mai di sentire una rivelazione e senti qualcosa dentro di te che sussulta? Vorresti saltare sulla sedia? Amen. Ogni volta che accade quello, la vita di Dio scorre dentro di te. Ogni volta che il Signore rivela la parola, che apre la parola, c'è qualcosa di divino che viene rilasciato. Ascolta, molto di più di quando qualcuno mette le sue mani su di te. Molto di più. Non c'è niente attraverso cui puoi essere ministrato, puoi essere ministrata, che non la rivelazione della parola di Dio. Niente. Amen? Ma voglio farvi notare una cosa. La vera luce che illumina ogni uomo. Voglio darvi una piccola chicca, siete pronti? La parola uomo nel greco, che è la lingua in cui è scritto il Nuovo Testamento, è anthropos, da cui viene antropologia, ad esempio. Sapete cosa vuol dire anthropos? È una cosa che non è mia, l'ha detta un po' di secoli fa un padre della chiesa che si chiama Isidoro di Siviglia. Isidoro di Siviglia è straordinario, qualcuno lo conosce. Se avete occasione leggete gli scritti di Isidoro di Siviglia, perché sono rivelazioni a ogni... Anthropos è una parola che è fatta di due parti. La prima, antra, è la stessa radice dell'avverbio greco anothen, che vuol dire in alto. Opos viene dalla parola ops. Ops vuol dire viso, ma vuol dire anche sguardo. La parola uomo nel greco antico vuol dire colui che guarda verso l'alto. Ascolta, tutti gli animali guardano verso il basso, tutti. Amen? Non credere a quelli che ti dicono che noi discendiamo dalle scimmie. Quelli che lo dicono discendono dalle scimmie. Amen? Posso dirti qualcosa? Ah, ma se tu guardi le scimmie sono simili agli uomini. Ok, un delfino è simile a un pesce, ma non è un pesce. È un mammifero. Non perché ha la coda e nuota nel mare, è parente dei pesci, perché il delfino è un mammifero, non è un pesce. Amen? Ecco perché quello che ha mangiato Giona non può essere una balena. Perché la Bibbia dice un pesce, ma non è un pesce. Amen? L'uomo è l'unico essere che Dio ha creato che guarda verso l'alto. Perché? Perché il nostro spirito per vivere ha bisogno di guardare verso di lui. Amen. Tutti gli animali guardano verso la terra e sono creature meravigliose, ma tutti gli animali guardano verso la terra. L'uomo è l'unico anthropos,
è colui che guarda verso l'alto, e non c'è niente di più bello che vivere una vita guardando verso l'alto e sapere di avere un Padre meraviglioso e un Salvatore che ci sta aspettando e che intercede per noi ogni momento. Non è meraviglioso? Ricordati, non dire mai nessuno prega per me. La Bibbia dice c'è qualcuno che prega per te giorno e notte davanti al trono di suo Padre e davanti al trono del nostro Padre ed è Gesù. Non è meraviglioso? Se noi potessimo solo vedere quante volte gli angeli di Dio hanno salvato la nostra vita. Quante volte. Stasera parleremo di qualcosa degli angeli. Siete pronti? Anche domattina. Vai avanti. Ok. Voglio dirvi qualcosa questa sera. In 1 Giovanni 2,27 è scritto: quanto a voi l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi, non va via. L'unzione è lo Spirito Santo. Siete d'accordo? La Bibbia dice che lo Spirito Santo che Lui ci ha dato rimane in noi. Non dice rimane in voi se vi comportate bene. Se lo Spirito Santo è un paracletos, cioè un avvocato, tu hai bisogno di un avvocato non quando le cose vanno bene, ma quando le cose vanno male. Che avvocato è? Un avvocato che quando commetti un crimine ti lascia da solo. Ragiona, la parola paracletos, cioè il paraclito, viene dal verbo greco parakaleo, para vuol dire accanto, kaleo vuol dire chiamare, è qualcuno che è chiamato accanto a te, ed è la parola che si usava nel mondo antico per gli avvocati. È proprio quando sei nei guai che hai bisogno di un paraclito. La religione invece ti dice che quando hai sbagliato qualcosa lo Spirito Santo ti lascia, cioè l'avvocato se ne va nel momento del bisogno, il medico se ne va nel momento in cui ti ammali. Per favore, ascolta, non ci vuole grande rivelazione, ci vuole un po' di cervello che funziona. Amen? Alleluia. Grazie. Numero uno, l'unzione ricevuta da Lui rimane in noi. Due, non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno. Hai mai letto questo passo? È strano, perché allora uno potrebbe dire che cosa sono qui a fare? E tanti lo leggono così. La Bibbia dice che non ho bisogno dell'insegnamento di nessuno, quindi io sto a casa mia, il Signore mi parla. Non è così. Per quale motivo la Scrittura dice non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno? Attenti, ma siccome la sua unzione vi insegna ogni, non qualcosa, vi insegna ogni cosa ed è veritiera. L'unzione dello Spirito che è dentro di te è veritiera. Amen? E non è menzognera, rimanete in Lui come essa vi ha insegnato. Che cosa vuol dire che l'unzione dello Spirito Santo ci insegna ogni cosa e non avete bisogno che nessuno vi istruisca? Sai che cosa vuol dire? Vuol dire questo: quando tu ricevi un insegnamento, c'è un'unzione dentro di te che ti conferma che quello che stai ricevendo era già dentro di te. Ti è mai capitato di dire: non l'avevo capito così, ma era dentro di me. So che questa è la verità. Il mio spirito dice... Guardate, vai avanti, sempre nella prima lettera, 6 versi prima, dice: vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete. Ascolta, tu stai ricevendo un insegnamento non perché non conosci la verità, ma perché la conosci. E quindi a cosa serve l'insegnamento? A chiarirti meglio quello che è già dentro di te. Amen? Dentro di te tu hai tutta la parola di Dio. Non lo dico io, lo dice la Scrittura. L'insegnamento, così come la profezia, serve soltanto per confermarti ciò che è già dentro di te. Non è qualcosa di estraneo. Amen? È molto bello. Non vi scrivo perché non conoscete la verità. Nella nostra mentalità impariamo qualcosa perché non la conosciamo. Nel regno di Dio impari qualcosa perché la conosci. È così. Non vi scrivo, dice Giovanni, cioè la parola di Dio, perché non conoscete la verità. Vi scrivo perché la conoscete. Io non sono qui a insegnarvi perché non conoscete la verità. Io sono qui a insegnarvi perché conoscete la verità. Ma l'insegnamento ti aiuta a comprenderla meglio, ma è qualcosa che è già dentro di te.
Questo vuol dire non avete bisogno che qualcuno vi insegni, cioè non hai bisogno di qualcosa di nuovo che viene dall'esterno. Quello che tu ricevi è qualcosa che è già dentro di te, è qualcosa che è già dentro il tuo spirito. Ehi, quando hai ricevuto Gesù Cristo, Gesù è venuto a vivere dentro di te. Gesù è la parola, si è dentro di te, è già in te. Ma quando tu ascolti l'insegnamento, tu hai rivelazione di qualcosa che il tuo spirito già conosce. Se io adesso iniziassi a dire al lavoro di Gesù manca qualcosa che dobbiamo far noi, dentro di te tu sentiresti che c'è qualcosa che non va. Si chiama testimonianza interiore dello Spirito Santo. Amen? Vedi, questo è importante da capire, perché rischiamo di andare sempre a due estremi: dipendere dall'uomo o credere di poter dipendere soltanto da Dio. Ascolta, entrambe le posizioni sono posizioni sbagliate. Amen? C'è un equilibrio. Qual è l'equilibrio? Che tu hai già dentro di te la verità che il Signore ha depositato nel tuo cuore quando sei nato di nuovo. La parola di Dio è in te, Gesù è in te, lo Spirito di verità è in te. Ma l'insegnamento, così come la profezia, è stabilito perché tu sai la verità, tu hai la verità dentro di te, e l'insegnamento, la predicazione e la profezia non fanno altro che confermare qualcosa che è già dentro di te. Amen? E renderlo, ascolta, comprensibile alla tua mente. La parola di Dio è nel nostro spirito, ma noi abbiamo una mente anche. Le persone non nate di nuovo, e anche molti credenti, vivono la loro vita dominata dalla loro mente. Ascolta, se tu vivi una vita dominata dalla tua mente non avrai mai pace. Sai perché? Perché la mente dell'uomo vuole sempre capire, 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 e soprattutto ha bisogno di curiosità. Amen? La mente dell'uomo è curiosa. Ascolta, gli inglesi dicono curiosity kill the cat. La curiosità uccide il gatto. Sai quante persone escono dalla fede e naufragano nella fede perché vivono con la loro mente, non con il loro spirito, e hanno sempre bisogno di qualcosa di nuovo. Amen? E se tu cerchi qualcosa di nuovo, Satana farà brillare qualcosa che stuzzica la tua mente. Impara a vivere per il tuo spirito e lascia che la tua mente sia sottomessa al tuo spirito. Non vivere una vita guidata dalla mente, lascia che la mente sia a servizio della tua vita, non tu a servizio della tua mente. Mi state seguendo? Amen. Un esempio di come la nostra vita può essere guidata dal nostro spirito e non dalla nostra mente. Quando tu hai una montagna davanti, o ad esempio c'è qualcuno che è malato e vuoi pregare, tu preghi per qualcuno, a volte sembra che niente accada, la tua mente comincia a dire niente è accaduto, Dio non ha risposto. Se la tua vita è guidata dalla tua mente, la tua mente chiederà sempre ragione. Ascolta, la mente chiede sempre ragione, lo spirito dà sempre risposta. Alleluia. Amen? Vi faccio un esempio. In Marco 11:14, sapete quando Gesù seccò il fico? È scritto: rivolgendosi al fico gli disse, nessuno mangi mai più frutto da te. E i suoi discepoli l'udirono. Ascolta, appena Gesù ebbe detto questo, lui andò via. Non si mise a guardare il fico se seccava. La mente direbbe, adesso vediamo se quello che hai detto accade davvero. Amen? Questo è un esempio di quando la vita è dominata dalla mente. Gesù andò via, guarda cosa accade il giorno successivo, la mattina, passando, videro il fico seccato fin dalle... Ascolta, sei pronto a ricevere qualcosa? Quando Gesù parlò, le radici si seccarono, ma fuori tutto era rimasto uguale. Quando noi malediciamo un cancro nel nome di Gesù, non guardare quello che si vede sopra, abbi fede che le sue radici sono già seccate. Amen. Amen. La pianta era ancora verde, ma le radici erano seccate. Il giorno dopo era seccata anche la pianta. Quando prendi autorità nel nome di Gesù, stasera parleremo di questo. Non guardare quello che accade. Non guardare ciò che la tua mente ti dice. Vai a vedere ciò che il tuo spirito crede in accordo con la parola di Dio. Metti sempre il tuo spirito in accordo con la parola di Dio.
Amen. Questo è un esempio in cui il tuo spirito può vedere che le radici erano seccate. Fin dalle radici vuol dire prima si sono seccate le radici, poi è seccata la pianta. Quando Gesù è andato via, il figo era ancora là. Amen. Ma la sua fede disse: io so che ciò che ho detto accadrà. Wow. Wow. Preghi per qualcuno, apparentemente non è successo niente. Abbi fede che le radici sono già secche. Amen. 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 In Genesi 24:1 c'è una parola che mette in crisi, o metterebbe in crisi, molti degli insegnamenti religiosi. Stasera metteremo in crisi un po' di religione, siete con me. Ora Abramo era diventato vecchio ed età avanzata e il Signore lo aveva benedetto in ogni cosa, non in qualcosa. La Bibbia dice in Galati 13:14 che Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù. Quegli stranieri siamo io e te. Noi non siamo ebrei, è vero o no? Noi siamo stranieri rispetto agli ebrei. Bene, su noi è venuta la benedizione di Abramo. Se tu vuoi vedere uno specchio della tua identità, a parte Gesù nella scrittura, non andare a Davide, non andare a Mosè, vai a Abramo. Chi è il nostro padre nella fede? Non Mosè. Chi è il nostro padre nella fede? Non Davide, non Pietro, Abramo. Noi non abbiamo ricevuto la benedizione di Davide. Noi non abbiamo ricevuto la benedizione di Mosè o la benedizione di Elia. Noi abbiamo ricevuto la benedizione di... Vuol dire guarda Abramo e vedi lo specchio della tua vita. Amen? Paolo scrive in gran parte della lettera ai Romani, ad esempio, ma anche della lettera ai Galati, di Abramo. E insegna su Abramo dicendo: egli è il nostro padre. E noi siamo la sua discendenza, la sua eredità. Guarda cosa dice. Il Signore lo aveva benedetto in ogni cosa. Io ti faccio una domanda questa sera. E qui vedrai come essere guidati dalla mente e come essere guidati dallo Spirito. Puoi credere che la volontà di Dio è di benedirti in ogni cosa. La tua mente ti dirà: ma non è successo? Ma io vedo credenti che non sono benedetti in ogni cosa. Ma il mio pastore non mi ha insegnato così. La mia teologia non dice questo. La mente inizierà a chiedere ragioni. Io ti dico: metti un attimo da parte la tua mente. Ascolta il tuo spirito. Puoi credere stasera che la volontà di Dio, come è stata per Abramo? Ascolta, Abramo non era una persona perfetta. Abramo è un uomo che ha mentito. Abramo è un uomo che ha disonorato per salvarsi la pelle, la moglie. Amen. Ha causato dei disastri. Perché? Perché era un uomo di carne ed ossa come me. Ma la Bibbia dice che Dio lo ha benedetto in ogni cosa. Adesso te lo faccio vedere nel Nuovo Testamento. Efesini 1:3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo che ci ha benedetti di ogni. Non andare, fermati a ogni. Cosa vuol dire ogni in pugliese? Anche in Toscana lo dico così. Ogni benedizione spirituale in luoghi celesti di Cristo. Qui arriva il teologo e ti dice: sì fratello, ma non parla di benedizioni fisiche, parla di benedizioni spirituali. Chissà qual è la benedizione spirituale. Ehi, in ogni cosa vuol dire in ogni cosa. Perché dice benedizioni spirituali? Perché ciò che è fisico è sottomesso a ciò che è spirituale. Se oggi tu ricevi guarigione fisica, è perché Cristo te l'ha conquistata spiritualmente quando ha preso su di te le tue malattie, su di sé le tue malattie. Isaia 53 dice: egli si è caricato i nostri dolori, le nostre infermità. Lui l'ha fatto spiritualmente, ma tu lo ricevi fisicamente. Allora, non vuol dire cose spirituali ma che non hanno una ripercussione fisica. Vuol dire che quello che Cristo ci ha conquistato è spirituale e c'è un modo per portarlo nella nostra vita. Vuoi sapere qual è? Ti prometto che prima della fine della predica lo saprai. Vai avanti.
Tu, oh, mi piace questo wow, chi l'ha detto? Che Dio ti benedica. 2 Corinzi 1:20. Infatti tutte, quante? Tutte. Qualcuna? Per qualcuno sì, per qualcuno no? Quante? Tutte le promesse di Dio hanno il loro. Ripeti, no, no, questo sì. Però prova a dirlo con coraggio, hanno il loro sì. La mente ti dice aspetta a dire sì. Devo vagliare il mio catalogo teologico, aspetta, devo vedere se tutto torna. Ehi, la parola di Dio è la verità. Amen. Amen. Ascolta, quanti sanno che la mente è il campo di battaglia del diavolo? La Bibbia non è il campo di battaglia del diavolo, quindi delle due ha ragione la Bibbia. Amen. Perciò pure per mezzo di noi noi pronunciamo l'amen alla gloria di Dio. Adesso ti faccio vedere il contesto in cui Paolo dice questa verità. Verso 17, prendendo dunque questa decisione, la decisione era quella di visitare i Corinzi, ho forse agito con leggerezza, oppure le mie decisioni sono dettate dalla carne. Ascolta, la carne è tutto ciò che è umano. Amen. In modo che in me ci sia allo stesso tempo il sì sì e no no. Ok, il sì e no dov'è? Nella carne. Nella tua mente e nella mia mente c'è il sì e no. Dio guarisce alcuni sì, alcuni no. Dio benedice spiritualmente sì, fisicamente no. Dio benedice a volte sì, a volte no. Rileggi un attimo con me la parola di Dio, falla, prendila stasera. Le mie decisioni sono forse dettate dalla carne in modo che in me ci sia allo stesso tempo il sì e il no. Da dove viene il sì e il no? Dalla carne, non da Dio. Torna indietro, nella carne, no, indietro. Ok, sì, vai avanti, scusa. Nella carne c'è il sì e il no, in lui cosa c'è? Ok, facciamolo scendere per bene, perché questo deve scendere per bene. Amen? Molto, ascolta, l'insegnamento che è fondato sul sì e no è fondato sulla carne, non su Cristo. Alleluia. Grazie. Questo è quello che dice la parola di Dio. E adesso ti farò vedere perché. Sei pronto a vedere perché? Vai avanti. Avanti. Ora, come è vero che Dio è fedele, la parola che vi abbiamo rivolta non è no e sì. Oh, ascolta, io è tanti anni che predico su questo, ma non l'avevo mai visto così bene. Paolo dice il messaggio che noi stiamo predicando, non il messaggio di Walter Biancalana, il messaggio di Paolo. La parola che vi abbiamo rivolta, perché dice come è vero che Dio è fedele? Perché Dio è fedele al sì. Un Dio infedele sarebbe a volte sì, a volte no. L'uomo è infedele. L'uomo a volte è sì, a volte è no. A volte dà una parola e la mantiene. A volte dà una parola e non la mantiene. Quello che Paolo dice è che l'uomo non è fedele, ma Dio è fedele. E la parola che noi abbiamo rivolta a voi non è sì e no. Perché il Figlio di Dio, Cristo Gesù, che è stato da noi predicato fra voi. Ascolta, Paolo predicava Cristo. Ecco perché questo ministero ovunque va non predica altro che Cristo. Non dottrine. Cristo. Da me, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì e no. Qualcuno viene guarito sì, qualcuno viene guarito no. Qualcuno viene benedetto sì e qualcuno viene benedetto no. Ascolta, io lo so che la tua mente sta già parlando e sta dicendo ma io ho visto alcuni che non sono guariti. Ascolta, devi scegliere se seguire la carne o seguire lo spirito. Amen. Io credo nella parola di Dio più di quello che io vedo. Ecco perché Anthropos non vuol dire colui che guarda le circostanze, ma vuol dire colui che guarda verso l'alto. Amen. Ma è sempre, quanto? Qualche volta? Spesso?
sempre stato sì in Lui. La volontà di Cristo è sempre nel sì. Oh, ci vuole un po', lo so, buttarla giù quella fortezza, ma quando crolla salterai, terrai e dirai: sono libero finalmente. E lo so che c'è la mente che dice: ma perché a me non è accaduto? Adesso te lo faccio vedere. Vai avanti. Qui arriviamo al cuore di quello che voglio condividere con voi stasera. In Matteo capitolo 4, dal verso 1 fino al verso 7, ci sono le tentazioni di Satana a Gesù nel deserto. Al verso 5 c'è la prima tentazione, ascolta qui, la prima tentazione del diavolo a Cristo. Sono tre. Amen? La prima è la madre delle altre due. Guardate quanto è sottile l'inganno del diavolo, e questa sera vedrai che questo inganno è presente e è stato presente anche nella mia predicazione, nel 95% della predicazione della Chiesa. Sei pronto? Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa. La città santa è Gerusalemme, non Roma. Gerusalemme, esatto. Fatti piano qui perché ci vediamo. Lo pose sul pinnacolo del Tempio. E gli disse: se tu sei il figlio di Dio, in tutte e tre le tentazioni, la tentazione è: se tu sei il figlio di Dio, se tu sei il figlio di Dio, se tu sei il figlio di Dio. Perché? Perché il giorno prima, o pochi giorni prima, nel momento del battesimo, il padre aveva rilasciato una dichiarazione sul figlio che era: tu sei il mio figlio agapetos, cioè bramato, desiderato. Satana ha tolto questo. Perché Davide ha sconfitto Goliath dove Saul ha fallito? Molto semplice, perché la parola David vuol dire amato. E è solo la consapevolezza di essere amato da un amore perfetto che ci porterà a vincere ogni nemico nella nostra vita, non i nostri sforzi. Il discepolo che credeva che Gesù lo amasse, il discepolo che egli amava, non il discepolo che amava Gesù, ma il discepolo che Gesù amava, è arrivato sotto la croce. Gli altri sono scappati tutti. È solo la consapevolezza che un amore perfetto ti ama e ti amerà per sempre, non ti mollerà mai, e anche quando sbaglierai sarà sempre lì, pronta a rialzarti e perdonarti, che può rendere forte la tua vita. E sapete Davide che soprannome ha dato, ricevuto da Dio, a Salomone? Sapete? Yedidia. Yedidia, yeah, Yahweh. Di Dia è la stessa ragione di David, vuol dire amato da Yahweh. A Salomone ha dato il soprannome amato da Dio. Amen. Sotto Salomone Israele ha raggiunto il massimo splendore. Amen. Se tu sei il figlio di Dio, gettati giù. Ogni volta che leggo questo mi viene in mente un esame sciagurato che ho dato all'università di filologia slava. È da matti dare un esame di quel tipo lì. È un esame sull'antico slavo ecclesiastico, che è la lingua madre usata intorno all'800 d.C., non 1800, 800 d.C., da cui è nato il russo, il bulgaro, tutte le lingue slave. All'esame mi dettero questo passo da portare in antico slavo ecclesiastico, una roba folle. Ecco perché sono un po' strano. Ok, la tentazione è: buttati giù. Perché sta scritto, attenzione, Satana viene sempre con la Bibbia. Verso successivo: egli darà ordini ai suoi angeli a tuo riguardo. Essi ti porteranno sulle loro mani perché tu non urti col piede contro una pietra. Che citazione è? Perché Satana conosce la Bibbia? Io ho sempre creduto perché conosce la parola di Dio. No, lui la conosce attraverso la bocca degli uomini. Satana non ha accesso alla rivelazione di Dio, ascolta. Gesù l'ha detto: egli non ha alcuna parte in me. Ma questo salmo è il salmo più usato contro il diavolo. Ed è per questo che lui lo conosce molto bene. I cristiani da 2000 anni usano il salmo 91 contro Satana, vero o no? Ed è per questo che lui lo conosce molto bene. Ma il Salmo 91 è un salmo di liberazione, vero o no? Pieno di promesse di liberazione. Pensa, Satana
ha tentato Gesù col Salmo 91. E adesso vi farò vedere dove è la tentazione. Vai avanti. Numero 1. Il Salmo non dice gli angeli ti prenderanno se ti butti di sotto dall'hotel Hilton. Il Salmo 91 dice gli angeli ti prenderanno in braccio perché non urti il tuo piede contro la roccia. E se tu ti butti giù dal pennacolo del Tempio, non urti il piede, urti la capoccia. Amen. Sai cos'è questa? Un'applicazione fuori contesto. E quanti versetti vengono presi fuori contesto nella Chiesa? Un esempio: chi persevererà fino alla fine sarà salvato. Peccato che quel verso non parli della salvezza. È un esempio di versetto fuori contesto. E su quel versetto c'è stata costruita una dottrina in cui credono tutte le chiese evangeliche del mondo, che dice che solo chi persevera fino alla fine, che non si capisce poi cosa voglia dire, che deve andare in chiesa fino alla fine, che non deve mai sbagliare fino alla fine, no, perché allora signori famo una cosa, andiamo a fare la passeggiata e smettiamo di essere ipocriti, perché quando noi ci alziamo la mattina, appena apriamo gli occhi già becchiamo, o no? Entri in ufficio e benedici il tuo capo. O quello che ti ha tagliato con la macchina la strada e all'altra ti viene addosso. E tu da bravo figlio di Dio, il Signore ti benedica. Che cosa? Perché bisogna essere finti, ipocriti così? Non è così. È una schizofrenia questa, la vita non è questa. La verità sai qual è? Che tu lo mandi a quel paese e poi dici, Signore per tu. Questa è la verità. O no? Questa è la verità. No, vuol dire questo. Il Salmo 91 dice questo. Mentre tu cammini, ascolta, mentre tu cammini nella vita, sai quante insidie e trappole ti mette il diavolo davanti? Che noi nemmeno vediamo. Gli angeli ti prendono, ti sollevano, ti depositano di là. E tu nemmeno te ne accorgi. Noi spesso vediamo le volte in cui abbiamo un ostacolo, ma non vediamo le migliaia di volte in cui gli angeli ci hanno presi, ci hanno portato direttamente. Ascolta, io ho viaggiato per questa nazione, tanto ormai si può dire, se mi arrestano è per questo, anche durante le zone rosse, e ho pregato per migliaia di persone nei momenti in cui nelle sale c'erano piene di persone positive. Non ho mai preso il COVID, mai. Per un motivo molto semplice: quando segui il Vangelo della grazia, gli angeli combattono per te. Amen. Abbiamo fatto una conferenza, ma da pazzi, la Jesus Conference a Castellammare di Stabia. C'era qualcuno, sono tornati a casa tutti. Io sono arrivato a casa e ho detto, stavolta non lo scampo. Avevo pregato su tutti, e la gente era a casa con la febbre, tosse. Io, ci siamo abbracciati, sputacchiati, tossiti, una meraviglia di scambi di secrezioni, è meravigliosa. E io non ho preso il COVID. Ascolta qui, non hai bisogno di pregare, Signore proteggimi dal COVID. Credi nel tuo cuore che la grazia di Dio agisce nella tua vita molto oltre, molto oltre, molto oltre, molto oltre. Fallo questo applauso. Sei pronto a vedere dove era l'inganno? Torna un attimo indietro. Guarda cosa dice Satana citando il Salmo 91. Egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo. E notate che spezza il versetto. E essi ti porteranno sulle loro mani perché tu non urti col piede contro la pietra. Numero 1, ha tolto un versetto dal contesto. Il versetto non dice buttati di sotto e Dio ti salva. Se tu sei in macchina, ok, e spari la macchina a 200, non puoi dire, ah, gli angeli mi salveranno. No, no, sai cosa fanno gli angeli? Escono dal finestrino. Amen? Non fare cose stupide. Ma il versetto dice perché non urti il piede, cioè mentre cammini nella vita, il diavolo mette, o anche gli uomini mettono le trappole e gli angeli ti portano oltre, non dice buttati di sotto. Lo vedete, è un versetto fuori contesto. Ma attenti qui,
Andiamo a vedere cosa diceva il Salmo 91. Il Salmo 91, in quel verso che Satana cita, dice così: poiché egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie, essi ti porteranno sulla palma della mano perché il tuo piede non inciampi nessuna pietra. Ma non notate una differenza? Che manca qualcosa. Sapete cosa manca in tutte le tue vie? Torna indietro. Egli darà ordine ai tuoi angeli al tuo riguardo. E dove c'è quel re? C'era di custodirti in tutte le tue vie. Satana l'ha tolto. Perché l'ha tolto? Per la stessa ragione del sì e del no. Perché il diavolo non vuole che tu creda che lui ti può sanare, guarire, benedire in tutte le tue vie. Vuole che tu creda che lui lo farà alcune volte sì e alcune volte no. Per alcune persone sì e per alcune persone no. Per alcune malattie sì e per alcune malattie no. Per alcune benedizioni sì e per alcune benedizioni no. Cioè il sì e il no. O non è questo quello che viene predicato dalla maggior parte delle persone? Il Signore guarisce, ma non tutti. Il Vangelo dice: lì guarì tutti. Abramo fu benedetto da Dio in ogni cosa, benedetti di ogni benedizione spirituale. Satana, citando il Salmo 91, ha tolto la parte più importante. Dio ti vuole custodire, proteggere, benedire in tutte le tue vie, tutte. Amen? E lui ha visto bene di togliere amato e di togliere, e ha trasformato e ha creato una dottrina, ed è la dottrina che viene predicata oggi. Dio guarisce alcuni sì, alcuni no, cioè il Vangelo del sì e no. E Paolo dice: la carne crede il sì e no, Cristo è sì. Satana toglie in tutte le tue vie. Il Salmo 91, ispirato dallo Spirito di Dio, dice: in tutte le tue vie. Abramo è stato benedetto in tutte le sue vie. Ha visto la sua giovinezza riprendere come l'aquila. Ha avuto l'esaudimento di un figlio. Avete letto l'ultima testimonianza che ho pubblicato ieri, credo, sulla pagina Facebook? Se non l'avete letta, andatela a leggere. Non dà gloria a me, dà gloria a Cristo. Dovete stare attenti, perché l'ipergrazia, che è una colossale fesseria, è pericolosa. Ascolta qui, portate i fatti. Per criticare questo Vangelo portate i fatti, non le parole. Ogni settimana questo Vangelo è causa di miracoli ovunque. Questa donna, lei ha chiesto di mettere il nome, perché io le metto sempre anonime. È una donna oltre la quarantina. È una donna da 7 anni. 7 anni, non sono 7 giorni. Che non riusciva ad avere questo figlio. E io non lo sapevo. E lo Spirito Santo, nella diretta da Bagnara Calabria, mi disse: parla a una donna che ha una maledizione di sterilità e prendi autorità. Ascolta, se nel mio cuore ci fosse stato il sì e il no, con quale fiducia avrei potuto farlo? Mi state seguendo? Nel nome di Gesù Cristo, la volontà di Dio è liberarti da quello. Amen. Ascolta, sono passate 3 settimane. Ieri ha avuto il test positivo. Chi critica la grazia di Dio deve portare fatti, non parole, non teorie, fatti. Amen? Gesù disse un giorno: se non credete alla mia parola, credete ai fatti. Amen? Vai, va. Ascolta, la nostra vita, e vado a chiudere, deve essere centrata solo su Gesù. Non su altro, solo su Gesù. Se tu questa sera vai a casa e ti porti solo questo, nella carne c'è il sì e il no. In noi c'è l'idea che Dio dica a volte sì, a volte no. Io lo so che questa è una dottrina che sembra pia, ma è bugiarda. Perché? Perché Satana si è ben visto di togliere
dal Salmo 91, tutte le tue vie. Tutte le tue vie vuol dire sempre. Chiediti perché il diavolo ha tolto in tutte le tue vie. Perché è così interessato? Perché lui vuole farci vedere un Dio del a volte sì, a volte no. Perché se tu dentro hai un Dio della volte sì, a volte no, sarà molto difficile. Sai perché ricevere? Perché Giacomo dice, chi dubita è come un'onda del mare, sballottata e portata a quella, una persona dall'animo doppio. Cosa vuol dire dall'animo doppio? Che crede a volte il sì e a volte il no. Una tale persona non pensi di ricevere qualcosa dal Signore. Hai capito perché Satana ha tolto da tutte le tue vie? Se tu porti via questo tesoro stasera, porti via la chiave della piena benedizione nella tua vita. Amen. E io sono così contento di potertela dare. Amen. Amen. In Cristo Gesù non c'è, nella carne c'è il sì e il no. In Cristo Gesù non c'è il sì e il no, c'è solo il sì. Quando c'è una malattia, la volontà di Cristo è sì. Benedire la tua vita, la volontà di Cristo è sì. In che area? In tutte le tue vie. Togli quel no dal tuo cuore stasera. Non ascoltare più quello che la mente dice. Amen? Metti il tuo spirito nella parola di Dio. Solo Gesù. Solo Gesù. Non accanto a altre cose. Avete mai notato che quando si parla nel Vangelo della nascita di Gesù, quando l'angelo parla a Giuseppe, non dice mai prendi tuo figlio, dice prendi il bambino. Ascolta, la Bibbia è così precisa, perché Gesù non è il figlio di Giuseppe. Gesù è Dio fatto uomo, Gesù è l'assoluta verità, Gesù è l'alfa e l'omega. Gesù è la vera luce che illumina ogni uomo. Gesù è il principio e la fine. Gesù è il Dio tre volte santo diventato uomo e morto sulla croce e risorto per salvarci eternamente, cancellare ogni nostro peccato e far sì che quella meravigliosa benedizione di Abramo venisse in ogni nostra via. Questo è Gesù Cristo. Non il sì e il no. In Lui ogni cosa ha il suo sì. Quindi davanti a un no tu devi continuare a dire sì. Quando maledici quel cancro e ancora il cancro è lì, devi sapere che le sue radici si sono già seccate. Non mollare, continua a maledirlo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Non permettere al tuo cuore avere il dubbio tra il sì e il no. È la carne. Ascolta, molti, io ho insegnato nella carne. Io, il mio non è un dito puntato verso altri ministri, che il Signore benedica i ministri di questa nazione. Io ho predicato questo. Il Signore a volte guarisce, a volte no. Non è la verità, è la carne. Cristo è solo nel sì. Il lebbroso, biblicamente, per la legge, Gesù ha ministrato sotto la legge. Amen? Disse, se tu vuoi. E lui disse, io voglio. Trova una sola volta in cui un malato sia andato da Gesù, in quattro Vangeli, in tre anni e mezzo di ministero, una sola volta in cui Gesù ha detto no, questa volta no. Anche quelli che secondo la legge non avrebbero dovuto ricevere, ad esempio la donna sirofenicia era fuori dal patto. Gesù disse, io sono venuto per le pecore perdute della casa di Israele. Lei non era nella casa di Israele, ma lei è rimasta nel sì, e davanti al suo sì Gesù ha detto sì. Amen, amen. Gesù è così meraviglioso. Pensa, nel capitolo 2 del Vangelo di Matteo, per cinque volte, l'angelo dice a Giuseppe, prendi il bambino e sua madre, non tua moglie e il bambino. Guarda, Matteo 2:11, entrati nella casa, videro il bambino con, chi c'è prima, Maria o il bambino? Bambino. Vai avanti. Verso 13. Dopo che furono partiti per l'Egitto, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse, alza, ti prendi il bambino e chi c'è prima? Bambino. Vai avanti, cinque volte, cinque è il numero della? Solo nel capitolo 2, cinque volte, verso 14. Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino. Che ancora chi c'è prima?
verso, vai avanti, 20, alzati, prendi il bambino e sua madre, e l'ultimo, Matteo 2 verso 21, egli alzato si prese il, la chiesa ha messo Maria prima. La Bibbia mette prima il bambino. È così meraviglioso. Gesù viene sempre prima. Gesù viene sempre prima di ogni cosa. Metti sempre Gesù prima e vedrai il sì di Dio sulla tua vita. Amen! Chiudo rispondendo a questa domanda. E come si fa a prendere quelle benedizioni spirituali e far diventare pratiche nella nostra vita? Numero uno. Devi smettere di credere che il Signore ti voglia benedire. Un po' sì e un po' no. A qualcuno sì, a qualcuno no. Domattina, per chi non può venire, lo sentirete, vi farò vedere perché alcuni sì e alcuni no. Non dipende dalla volontà di Dio. Amen? Non dipende dalla volontà di Dio. Ma domattina ve lo farò vedere. Vai avanti, chiudiamo. Rispondiamo a questa domanda e chiudiamo. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo che ci ha, non che ci benedirà, che ci, aha, voce del verbo aare, non ci benedirà, ci ha. Se ci ha già benedetto vuol dire che noi abbiamo già questa benedizione di Abramo. Amen? Di, oh, non di qualche, di, in tutte le tue, lo vedete? In tutte le tue, ascolta, sai qual è la volontà di Dio per la tua vita? Che tu, quando sarai molto vecchio, o molto vecchio, ma davvero tanto, c'è un diavolo che ti sta dicendo, ma tu morirai presto. I tuoi genitori sono morti presto, che ne frega, io mica sono i miei genitori. Terra non è mica morto all'età di Abramo, ma Abramo è morto vecchissimo. Io ho fiducia che il Signore mi darà una lunga vita. Amen. Non per i miei meriti, non per i miei sforzi, per la sua grazia. Amen. E che mi farà arrivare all'ultimo giorno sano sulle mie gambe. Amen. E magari predicando il Vangelo a qualcuno. Amen. Adesso ti faccio vedere come queste benedizioni diventano da spirituali reali. Quando la Bibbia dice che Abramo fu benedetto in ogni cosa, non vuol dire che c'erano degli angeli che cantavano su di lui, vuol dire che era un uomo in forze anche da vecchio, vuol dire che ha avuto un figlio. Dopo la morte di Sara si è pure risposato, quindi vuol dire che se la cavicchiava ancora abbastanza bene. E ha avuto pure dei figli, quindi sicuramente se la cavicchiava bene. È stato benedetto, la Bibbia dice, diventò ricchissimo. Ora, la volontà di Dio non è toglierci, allora io voglio una Porsche. No, il Signore vuole darci in abbondanza tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vivere una vita abbondante, non superflua. Amen? Perché possiamo benedire gli altri. Qual è la benedizione di Abramo? Io ti benedirò e tu sarai una benedizione. Amen? Per gli altri. Ma come può essere una benedizione se non riesci nemmeno? Amen. Non perché non è accaduto fino ad oggi, che non accadrà, ma la prima cosa deve accadere dentro di te questa sera. Devi avere chiara la volontà che Dio è per noi. E se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Amen. E adesso ti faccio vedere la chiave, chiudo. 2 Pietro 1:2. Grazia e pace. Pietro era un ebreo. Amen? Il Vangelo è scritto in greco, ma Pietro non parlava il greco. Pietro parlava l'ebraico. Probabilmente chi l'ha scritto è stato Giovanni Marco, sotto dettatura di Pietro. Ma Pietro non diceva Eirene. Eirene è pace in greco. Pietro diceva Shalom. Amen? Grazie e pace, come lo direbbe Pietro? Chesed ve Shalom. Che sai vuol dire grazie? Shalom cosa vuol dire? Shalom è una parola intraducibile. Shalom vuol dire, ok, shalom viene dal verbo shalom. Sapete cosa vuol dire shalom? Vuol dire prezzo pagato. La shalom è ciò che viene sulla nostra vita per il prezzo che Gesù ha pagato. Shalom vuol dire completezza.
quando sei pieno di pace, sei pieno di gioia, sei pieno di benedizione, sei pieno di vita, sei pieno di forza, sei pieno di fiducia, sei pieno di speranza. Questo è Shalom. Ascolta, la volontà di Dio è per la tua vita grazia, cioè avere il favore di Dio sulla tua vita, che non dipende da te ma dipende dal lavoro finito di Cristo. Due, che tu viva là, Shalom. Gesù ha pagato il prezzo, Shalom. Tu hai Shalom, io sono pieno. Oggi posso dire la mia vita è piena in ogni ambito. Non ho il panfilo, non mi interessa. Non ho gran macchine, non mi interessa. Ho tutto ciò di cui ho bisogno. Ho pace, ho gioia, ho forza. Festeggio 50 anni, me ne sento 20. I'm very happy. E so che Dio mi ama. Amen. E so che passerò l'eternità con Lui. Come fai a non avere Shalom? Però ascolta, queste due si moltiplicano. Non solo Dio vuole che tu le abbia, ma vuole che crescano. E come? Vedi, le benedizioni spirituali diventano pratiche, diventano pienezza, diventano benessere, diventano gioia, diventano salute. Amen? Come? Nella conoscenza, non nel fare. La Chiesa ha puntato il suo insegnamento sul fare. Devi fare, devi fare, devi fare. Allora, facendo, Dio farà. Leggilo con me. Nella conoscenza. E la parola conoscenza qui è, nella conoscenza, è epignosi. Epignosis. Allora, gnosis vuol dire conoscenza. Questa è una traduzione, come al solito, le traduzioni italiane. Non dice conoscenza. Conoscenza in greco è gnosis. Qui c'è scritto epignosi. Epignosis. Epignosis. Epi vuol dire intorno. Gnosis vuol dire conoscenza, epignosis vuol dire rivelazione. Più hai rivelazione di chi? Di? E di? Più le benedizioni scendono, diventano pratiche sulla tua vita. Non nel fare. Devi pregare di più. Devi digiunare di più. Devi santificarti di più, devi frequentare di più, devi umiliarti di più, devi pentirti di più, no? La grazia e la shalom, la pienezza della vita, si moltiplicano nella rivelazione di Dio e di Gesù. Più tu conosci Gesù, più la parola di Dio, come stasera, ti si rivela, semplicemente stando lì, e più sopra di te questo iCloud, questo cloud di benedizione inizia a piovere sulla tua vita. La vita di Abramo è stata benedetta ogni volta che Dio si è rivelato a lui. Dio si rivelava e la sua vita veniva benedetta. Dio si rivelava. Cosa gli diceva? Io sono il tuo scudo, io sono la tua grandissima ricompensa, io sono, io sono, io sono. E la sua vita fioriva. Ma non è meraviglioso? Ascolta, se il lavoro è finito, l'unica cosa che devi avere che cosa è? La rivelazione di quel lavoro. Ecco perché stasera lo Spirito Santo ci ha detto tramite Cristina questo rema, il lavoro finito di Cristo. La benedizione della tua vita non dipende da quello che fai, dipende da quanto conosci Gesù. Amen? Venire a questi incontri è un ottimo modo. Posso dire per esperienza che prima di conoscere la grazia di Dio, io ero uno che faceva davvero, e lui te lo può dire. Io andavo in chiesa prima di tutti. Io pregavo 2-3 ore tutti i giorni. L'hai mai fatto? Io sì. Chiedimi se la mia vita era più benedetta allora o oggi. Yes. Sai quando prego oggi? Ti scandalizzerò quando voglia. Spesso. Quando voglia, ah Signore, l'antropos, uomo, quanto è bello il tuo amore. A volte mi sveglio la notte e dico, Signore, quanto è bello.
penso magari medito su Gesù e dico: Signore, non riesco manco a pregare. Prima tutti i giorni ero sul pezzo, ginocchio, 3 ore. Facevo, oh, l'autore vuol dire. Ero sfinito, mi stavo consumando la salute. Mi stavo rovinando la salute. E un giorno un uomo benedetto è venuto a predicare nella mia chiesa. E io ho detto: chi è questo anticristo? Chiamare Marchio. C'eri tu? Io dissi: Signore, fa che se ne vada prima possibile, distrugge tutta la chiesa. Anni di sacrificio, di lavoro, vedi? 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 Poi ho detto: però, cosa abbiamo detto? L'unzione cosa fa dentro di noi? Insegna. Quando lui predicava c'era una vocina dentro che diceva: ehi, chiudi la bocca. E mentre andavo a casa in macchina, normalmente rientravo con Barbara e Samuele. Barbara disse: fatti portare da qualcuno stasera, perché voglio tornare a casa da solo. Voglio stare da solo con il Signore. Mi disse: Signore, c'è una vocina in me che mi dice che quella è la verità. Ma tu ti rendi conto cosa vuol dire? Che devo andare a dire che te l'hanno insegnato qualcosa che non era vero a 400 persone, tra cui quel povero. Mentre predicava sulla testimonianza di questa sorella, l'ho già fatto, non so se in Sicilia o in Sardegna, no, 15-16 anni fa, una serata come questa, predicava il mio pastore, e ti sfido a dire il mio. Sentì la guarigione di una persona diabetica. Sento qualcuno in sala o a casa, qualcuno che ha sempre il diabete alto. Io alzo la mano. Lui mi disse: come c'è così, diabetico? Sì, perché io ero schivo, non stavo a raccontare, ero una persona un po'... Comunque, vieni qua. Mi avvicinai al Walter, mi pose le mani e iniziò a pregare. E finì lì la cosa, io finì il mio servizio, andai a casa. Qualche tempo dopo mi disse: Marcello, ma come mai il diabete? Ma che ne so, come che ne so? Non faccio più l'insulina, facevo 3 insuline al giorno e 3 pastiglie da 850 mg prendevo. Ma non l'ho più controllato. Io sono stato guarito dal Signore. Sì. E per fede, sì, sono guarito. Non ho più bisogno di controllarli. Tornando al discorso del pastore, ragazzi, e sfido, io questo fratello l'ho visto, lo sentivo da un piano all'altro, sdraiato a terra, pregare lingue e piangere per la comunità, per i fratelli. Noi si andava lì a buio, delle volte lo trovavo già lì, mia figlia e mia moglie lasciavo dormire in macchina per non disturbarlo. E i sacrifici che ha fatto, ma non perché qua, perché lo sai quello che penso, dico io, ho tanti difetti, ma c'è uno particolare, ti direi quello che penso. Forse delle volte è anche stato un male, ma comunque io non ho per innalzare Walter, perché Walter non ha bisogno di essere innalzato, lo conosciamo tutti bene. Chi ama questo uomo non ha bisogno di innalzarlo, lo sa come è fatto. E tutto quello che sta capitando in questi ultimi anni, le benedizioni, la crescita, il risveglio che sta portando in questa nazione, è per quei semini piccolini che ha piantato in Val di Cornia. E io sono uno testimone, uno di quelli. E creduto in me, una persona che arrivava da un mondo parallelo al vostro, ma sul serio, ha creduto in me, ha dato pazienza, mi ha insegnato, mi ha spiegato, mi ha fatto crescere il Signore tramite questo uomo. E io lo strabenedico in tutto quello che ha fatto, tutto quello che ancora farà, perché c'è ancora tanto da fare. Amen. E lo proclamo tutto questo al noi potente di Gesù Cristo. Scusate. Alziamoci in piedi. Finisco. Lo so, ho rubato qualche minuto in più, ma credo siano cose importanti. Io non posso venire tutte le settimane. Amen. Quando vengo, datemi quello.
la grazia, le benedizioni nella nostra vita vengono in base alla rivelazione, non in base a quello che fai. Amen. Se tu hai rivelazione di Gesù, vorrai pregare. Non sto dicendo di non pregare, cerca di capire. Sto dicendo Dio non ti benedice perché preghi. Dio ti ha già benedetto perché Gesù Cristo ha dato la sua vita a te. La benedizione non è un salario, è un'eredità. Amen. Noi non siamo co-salariati di Cristo, siamo coeredi. Amen. L'eredità non dipende da quello che tu fai, dipende da qualcuno che è morto e per la sua morte tu sei stato nominato erede. Semplice così. Attenti qui. Come la sua potenza divina ci ha donato tutto. Quanto ci ha donato? In ogni tua via. Lo vedi che la Bibbia è in ogni passo. Non c'è mai il sì e il no. Il sì e il no viene da dottrine umane che Paolo dice in 2 Corinzi 1, 17, sono nella carne. Nella carne c'è il sì e il no. In Cristo c'è sempre stato il sì. E la scrittura non può essere annullata. Io sfido che qualcuno venga con la scrittura a dimostrare che questo non è vero. Non con discorsi, con la scrittura. Non con l'esperienza, con la scrittura. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda, leggete con me quelle due parole, la vita. Sapete cos'è la pietà? La pietà è la devozione a Dio. Cioè le cose che noi chiamiamo spirituali. Ma non dice che Dio ci ha donato solo tutto riguardo alla pietà, ci ha donato tutto riguardo alla vita. La vita di tutti i giorni. La religione divide, no, le benedizioni sono solo spirituali. E il pregare, e non si sa poi, è una roba informe. Cosa sono le benedizioni spirituali? Quantificamele, spiegameli, cos'è? Un'aura color cremisi che viene sulla tua testa perché sei un figlio di Dio? Cosa sono le benedizioni spirituali? Dimmelo, che Dio ti ama e ti vuole povero. Io non voglio un Dio che mi ama così. Dio ti ama tanto, è un essere invisibile che vive in cielo, che scruta tutto quello che fai. Ha scritto 10 cose e se tu le trasgredisci una, brucerai nell'inferno per sempre, ma Dio ti ama. Dimmi amore questo. Perché questo la religione dice. Dio ha scritto 10 cose, sta tutto il giorno, c'è nulla da fare tutto il giorno, a guardarti, a scrutarti, e come sbagli una di quelle 10, tu vai all'inferno e brucerai nei tormenti insieme al diavolo per tutta l'eternità. Ma Dio ti ama così tanto. E credere in queste cose rende le persone schizofreniche. E le persone che credono in queste cose sono schizofreniche. Amen. Tutto ciò che riguarda la vita, e lo metti prima della pietà. Dio vuole benedire la tua vita. Amen. La vita pratica, la vita fisica, la vita psichica, la vita economica, tutte le tue vie. Salmo 91, la via economica, la via delle relazioni, la via del tuo cuore, la via della tua mente, la via del tuo lavoro. Ecco perché ho iniziato dicendo: segui il tuo spirito, non la tua mente. La tua mente ti dirà: ma quello non è successo. Tu non sai perché quello non è successo, ma domattina lo vedrai. Amen. Amen. Il diavolo mi diceva: tu giri per l'Italia, ma guarda quanti credenti si sono ammalati di Covid. Sai che cosa dicevo io la notte, quando Satana mi parlava? La notte mi diceva: non andare a viaggiare. Dicevo: ascolta, nella mia Bibbia c'è scritto che 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu, io sono quel tu. Non sono quei 1000, non sono quei 10.000, io sono quel tu. E io non ho mai preso il cuore. Ciò che tu credi è ciò che tu ricevi. Amen. Amen. Ci ha donato tutto. Mediante che cosa? I tuoi sforzi? Leggilo. Mediante la... E sapete la parola conoscenza di cos'è? Epignosis, rivelazione. Di
colui che ci ha chiamati, chi è? Gesù Cristo. Più l'insegnamento ti rivela Gesù Cristo e più questo tutto viene rilasciato nella tua vita. E la grazia si moltiplica, la forza si moltiplica, la shalom si moltiplica, il benessere si moltiplica e accade quello che è accaduto a Abramo, che piano piano Dio lo ha benedetto in ogni cosa. Questo, signori, è il Vangelo di Gesù Cristo. Amen! Preghiamo per lo seguente e poi ci vediamo domattina, rimane a casa. Domattina ministreremo. Pregheremo per tutti, anche per le sedie. Amen? Ascolta, quello che hai ricevuto stasera è più di una preghiera. Adesso il mio compito l'ho fatto. Adesso quello che tu farai con questo è un affare tra te e me. Non con me. Ti ho portato 23 passi biblici. Ti basta? 23. Domattina ne avremo 64. No, non è vero. 23 passi biblici. Non ho preso un versetto e ci ho tirato fuori le mie idee. Ogni passo io ti porto scritture. Scritture, 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 scritture. Amen. Prendiamoci per mano. Che la nostra vita sia fondata solo su Gesù. Questo ministero non esiste perché diventerà una delle tante denominazioni italiane, non lo diventerà mai. E alcuni che lo volevano se ne sono andati dal ministero spintaneamente. Adesso facciamo chiesa in tutta Italia, mai. Gesù fa la chiesa. Se nascerà una chiesa qui, non sarà certo guidata da me. Quando mi invitate io vengo, ma sarà fondata qui, dalle persone di qui, che Dio chiama qui. Io non voglio diventare il capoccia di una rete nazionale. Quando io avrò finito il lavoro, il Signore mi dirà, that's enough, io torno a fare il professore di vento. E a pescare. E la mia vita è benedetta lo stesso. Amen? Mi dispiace soltanto di non vedervi più. Ma per un po' di anni staremo ancora insieme. Amen? Abbiamo fede. Ma capito, il desiderio del cuore del Padre e nel mio piccolo anche il mio è che in Italia la Chiesa torni a essere fondata solo su Gesù, non sull'uomo, non sullo sforzo dell'uomo, non sulle capacità dell'uomo, sul lavoro finito di Gesù Cristo al Calvario. Amen. Alziamo le mani, benediciamolo velocemente. Signore, grazie, 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 immensamente grazie. Domattina ministreremo, avremo un tempo meraviglioso. Domattina condivideremo la notte della fede. Vedremo cose meravigliose domattina e poi avremo un tempo, sarò anche più riposato, un tempo di guarigione. Ma vi chiedo questo, di chiudere i vostri occhi, di alzare la vostra mente. Avete imparato cosa vuol dire uomo in greco? Colui che guarda verso? Pregare è questo, alzare gli occhi e dire, ma come mai sei così meraviglioso, Signore? Ma come mai mi ami in un modo così incredibile? Ma come mai hai dato la tua vita in un modo totale così? Come mai mi vuoi così tanto bene? Come mai mi perdoni così tanto? Come mai? Come mai hai sofferto così tanto per me? Come mai sei morto e risorto perché mi ami? Diglielo questa sera, alzo gli occhi al cielo e ti dico grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Signore. Grazie per quello che questa sera ci hai fatto vedere. In Lui non c'è il sì e il no. Da questa sera ogni volta che un pensiero viene a dirti forse sì, forse no, devi dire ehi, nella mia Bibbia, in 2 Corinzi 1, 17, 20 c'è scritto che nella carne c'è il sì e il no, ma in Gesù Cristo c'è sempre stato, c'è e ci sarà per sempre il sì, perché Lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dai un abbraccio alla persona che è tanto. Domattina ci vediamo per una mattinata di fuoco.